Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Teleconsiglio Regione. Nella seduta dell'8 settembre il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza del prossimo triennio, in sostanza la previsione delle entrate e delle uscite e il programma degli interventi. Critica l'opposizione, vediamo. La seduta del Consiglio regionale di giovedì 8 settembre è stata caratterizzata dal dibattito in aula che ha portato all'approvazione del documento di economia e finanza regionale 2023. Il documento che contiene il quadro del contesto economico e i riflessi sulla finanza pubblica, la previsione delle entrate e di riferimento per la spesa ed espone le linee programmatiche per il triennio. L'approvazione è avvenuta con 21 voti a favore e 11 contrari. Ad illustrare in aula il DEF è stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, che, dopo aver sottolineato come il testo parta da un'analisi del quadro economico estremamente complesso, ha spiegato che se il PIL nel 2021 si era attestato intorno al 6,6%, nel 2022, diversamente dalle previsioni che lo davano quasi al 5%, si è fermato al 2,2%. Un dato importante che discende dalla crisi generale delle economie avanzate, dall'aumento delle tariffe dell'energia elettrica, dall'escalation militare della Russia e che quindi impone anche al governo della regione toscana un'attenta analisi delle strategie per il futuro. Dal punto di vista della fiducia nei confronti quindi del mercato e delle istituzioni da parte delle famiglie si è registrato un calo considerevole, così come un calo significativo si è avuto da parte delle imprese, soprattutto con riferimento a quelle che operano nel commercio al dettaglio. C'è da registrare che il quadro della finanza regionale in ambito sanitario ha invece tenuto. Nel 2019 c'era una situazione sostanzialmente florida da un punto di vista del bilancio regionale della sanità. Nel 2020, data la pandemia e le maggiori risorse che si sono dovute investire, è stato necessario un importante intervento dello Stato, intervento che non c'è stato nel 2021. E pertanto è stata la stessa regione sul proprio bilancio a far fronte alle perdite e quindi alle maggiori spese che si sono dovute sostenere sul fronte sanitario per arrivare comunque ad una posizione che è attualmente in equilibrio. Permangono le politiche di investimento in alcuni settori strategici che si erano già volute intraprendere negli anni precedenti, soprattutto con riferimento agli immobili a livello regionale, con riferimento all'assetto idrogeologico, all'edilizia sanitaria o anche all'edilizia pubblica residenziale. Un piano che prevede uno stanziamento di risorse nel prossimo triennio di 1 miliardo e 600 milioni, di cui circa 750 milioni sul 2023 e oltre 600 milioni per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025. I settori che maggiormente beneficeranno di queste risorse per gli investimenti sono quelli collegati alla sanità, ma anche e soprattutto quelli collegati al settore mobilità e infrastrutture. Il documento licenziato dalla prima commissione a maggioranza si articola in 29 progetti suddivisi in 7 aree. La regione toscana, dice il governatore Eugenio Giani, è una delle regioni che tira di più nell'economia italiana. Nei primi 6 mesi dell'anno l'Italia ha raggiunto il 3,4% di PIL, la Toscana si è attestata vicino al 6%. È evidente che noi dobbiamo continuare sulla strada di una valorizzazione multipolare della nostra manifattura, del turismo, della cultura come delle imprese fondate sulla tecnologia, con un plauso che io mi sento di fare perché tutti insieme, regioni, enti locali, imprese, enti abilitati a presentarsi ai bandi, al 1° settembre possono vantare un numero alto di progetti di piano nazionale di ripresa e resilienza. Addirittura ormai siamo a più di 1.200 progetti approvati con una complessiva ricaduta superiore ai 3 miliardi e 100 che dà al DEF, al documento oggi approvato, il senso di strategie che vedono la Toscana fra i protagonisti di una positiva attività nell'economia in Italia. Certo, le incognite dei costi delle materie prime e soprattutto dell'energia sono quelli che sappiamo, ma insomma siamo regione virtuosa.
Per noi il primo punto di intervento deve essere la questione di carattere energetica. Servono risorse regionali da affiancare a quelle nazionali per elementi e per strumenti di produzione energetica, per abbattere i costi a cittadini e imprese. Serve discutere rispetto al tema sanitario. Noi siamo contrari, per esempio, al sistema di riforma dell'emergenza urgenza, che rischia di mortificare i volontari e di svilire la funzione dei medici professionisti e tutti gli operatori del sistema sanitario, e siamo soprattutto per fare interventi rispetto all'approvvigionamento idrico, degli invasi nel territorio diffusi sia di sistema pubblico che per il sistema privato. Quindi le risposte che dobbiamo dare rispetto alle tre grandi emergenze, che comunque sono quella energetica, quella sanitaria e quella idrica, devono trovare nel nostro documento di programmazione e di finanza dei riscontri con le risorse che accompagnino il piano regionale di sviluppo che deve essere approvato quanto prima. Si continuano a perseguire vecchie politiche, dice Marco Casucci della Lega, quando il mondo è cambiato e siamo a un passo dalla stagflazione. La stagflazione è quella situazione in cui sono presenti ondate inflattive, aumentano i costi dei prodotti, infatti si riducono i consumi anche dei beni di prima necessità, e al tempo stesso c'è stagnazione economica, cioè non cresce il PIL. Di fronte a questa situazione, cosa sta facendo la Giunta? Io ho chiesto qual è la domanda da fare, che cosa sta proponendo per supportare le nostre famiglie e le nostre imprese. Io nel DEF non ho trovato praticamente nulla. È semplicemente una tattica attendista di come probabilmente sarà il nuovo governo nazionale, ma la Regione questo non può permetterselo. Noi abbiamo il dovere di attivarci, perché tanti toscani si trovano in situazioni di difficoltà e tutto ciò è inammissibile. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo una discontinuità forte anche in termini di composizione della Giunta. Ci sono assessori che non li abbiamo praticamente mai visti in aula, assessori che sono ripresi degli impegni che non li hanno mantenuti. Non abbiamo ancora il programma regionale di sviluppo, non c'è il piano rifiuti, non c'è il piano acqua, non c'è il piano aria. Ma cosa sta facendo la Giunta Giani? 2 anni è praticamente veramente di fermo e la Toscana non può restare ferma. Scarsa attenzione al documento da parte della maggioranza è la denuncia dell'esponente del gruppo misto Elisa Tozzi. Oggi ci troviamo di fronte non solo ad un documento che avrebbe dovuto attuare delle precise strategie regionali, soprattutto alla luce della drammatica crisi che stiamo vivendo e che oggi naturalmente si tocca sulle imprese, si tocca sulle famiglie con il caro energia. È una situazione in cui non si intravede una benché minima strategia di lungo periodo. È chiaro che di fronte a questo immobilismo non possiamo che esprimere un voto assolutamente contrario rispetto a un'impostazione che oggi appunto non vede dare delle risposte in modo strategico. L'emergenza energetica, l'emergenza povertà, l'emergenza sociale sono tutti i temi che sembrano scivolare dalle parti della Giunta senza che però ci si faccia effettivamente carico di programmare in modo serio quelle che sono delle risorse anche importanti, che però vengono molto spesso disperse in mille rivoli. La strategia che noi proponiamo invece è una strategia molto pragmatica: individuare 3-4 situazioni emergenziali sulle quali investire risorse importanti per cercare di dare risposte anche in Toscana ad una situazione che rischia davvero di portarci ad un'economia di guerra. Un documento di economia e finanza che è un riciclo di vecchi progetti che sono stati ripresentati, ammodernati, ma non hanno differenze strutturali con quello precedente, è quanto sostiene Irene Galletti, consigliera del Movimento 5 Stelle. Ci sono delle emergenze in questo momento a partire da quella energetica, che chiedono invece un cambio di approccio radicale, che qui non vediamo nemmeno per quanto riguarda l'approccio ai finanziamenti e al bilancio. E si è proposto ad esempio, anzi si sta cercando di vendere il rigassificatore di Piombino come la soluzione all'aumento delle bollette, quando sappiamo benissimo che non è così per le tempistiche con cui questo eventualmente verrebbe installato. E abbiamo invece la sanità pubblica, che soltanto fino a settembre ha 116 milioni di bollette, quindi un aumento spropositato. E a Cecina per esempio quest'estate è stato chiesto negli ospedali di portarsi un ventilatore, qualcosa da casa per raffrescarsi ai pazienti. Ecco, vedere un DEF che di fronte a questa situazione continua a essere qualcosa che sono dei semplici pannicelli caldi e delle pezze che vengono messe su una situazione molto difficile, fa capire che, come dal primo giorno, questa giunta sta navigando a vista, e prova ne è definitiva che non esiste ancora il programma strategico della regione, che doveva essere il primo documento che la giunta e il presidente Giani dovevano presentare. Si naviga a vista
nelle leggi, così nei bilanci, così come nelle variazioni. Perplessità sul documento è stata espressa dal gruppo di Fratelli d'Italia, sia per la metodologia con cui viene discusso in aula che per il merito. La metodologia è alquanto strana, vi spiego perché. Questo è un documento che le tempistiche dicevano doveva essere discusso a giugno e approvato a giugno, arriva a settembre e sinceramente ci aspettavamo che in questi 3 mesi di ritardo qualcosa venisse fatto. In che senso? Purtroppo da 3 mesi a questa parte è cambiato il mondo, non lo dico io, lo dicono chi sta fuori da questo palazzo. La crisi energetica è sempre più stringente, sempre più preoccupante, le imprese, gli esercizi commerciali, gli artigiani lo denunciano tutti i giorni. Ci aspettavamo da parte del Presidente Gianni e della Giunta ci fosse una riflessione, cioè si prendessero questi 3 mesi di colpevole ritardo per trasformarli in opportunità. Cioè, abbiamo sbagliato, siamo in ritardo, approfittiamone per ridiscutere nel merito il DEF. Cosa che non è stata fatta. Il documento arriva con 3 mesi di ritardo, è lo stesso documento identico a giugno, come se niente fosse successo da giugno a oggi. Ed entro nel merito. È un documento che parla di possibile riacutizzarsi del fenomeno Covid e della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. Benissimo. Si fa una grande analisi del problema, si dipingono scenari macroeconomici del problema e non c'è una riga di quello che ha intenzione di fare la Toscana tra il 2023 e il 2025 per fronteggiare queste due emergenze. Si parla di risorse, ci sono 4 miliardi da investire, il 59% di queste risorse vengono, rispettando i progetti del PNRR, ci mancherebbe altro, vengono destinati alle nuove infrastrutture per la mobilità sostenibile. Un tema importante che nessuno lo nega, ma oggi sinceramente se uno fa la fotografia alla Toscana e all'Italia di oggi, noi non crediamo che con 4 miliardi di risorse a disposizione la Toscana debba investire il 60% in mobilità sostenibile. Ci sono altri temi da affrontare, ben più importanti della mobilità sostenibile. Faccio un esempio, si parla di sostenere le imprese, si parla di aiuti alle imprese per far fronte alla crisi energetica. Ebbene, non c'è mezzo processo e tra il 2023 e il 2020, anzi tra il 2024 e il 2025 si destinano 160.000 euro l'anno per progetti per attrarre nuovi investitori in Toscana. È una ridicolezza, è un'elemosina di fronte a un bilancio, di fronte a nuove risorse per 4 miliardi di euro, 160.000 euro destinati ad attrarre nuovi investimenti per le imprese. Per la lotta alla povertà delle famiglie toscane, per la lotta alla povertà si destinano 2 milioni quest'anno e 500.000 di euro nei prossimi 2 anni, 220.000 euro all'anno, meno di 500.000. Cioè, noi pensiamo di fronteggiare la crisi economica e sociale con 500.000 all'anno, quindi questo è un documento che non serve a niente. Quindi nel merito è un documento profondamente negativo, nel metodo con cui arriva in aula rimaniamo basiti perché pensavamo che vi fosse da parte della Giunta una riflessione politica su cosa è successo negli ultimi 3 mesi. È tutto per questa puntata, appuntamento alla prossima settimana con Teleconsiglio Regione. Buona serata. E questa è la prima.